Don Ginos contro SDS Style, una neofita, prima partecipazione per lei ai campionati T-League contro una squadra che invece conosciamo bene, l'SDS Style. Primo tempo non particolarmente entusiasmante, queste due che avete visto sono le uniche due conclusioni. Prima che arrivi la rete messa a segno da Luca Carboni con questa splendida girata sulla quale Campagnola nulla può. Si va a riposo sul seguente parziale, Don Ginos AB 1, SDS Style 0. Giusto il risultato, anche se l'SDS Style non avrebbe demeritato il pari. Nel secondo tempo, subito in apertura, qualche pallone perso di troppo a centrocampo dalla formazione di casa. Infatti, arriva meritatamente il pareggio messo a segno da Pietro Zudas con questo colpo di testa preciso da centro area di rigore che viene spedito alla destra di Marco De Sì. Continua il Don Ginos AB a rischiare grossissimo, anche in questo caso una sanguinosissima palla persa in mezzo al campo che scatena il contropiede della formazione bianco-azzurra con Emanuele Mina, che si ritrova quasi davanti al portiere, esplode un gran destro, ma è bravissimo nella circostanza Marco De Sì a dire di no. Il Don Ginos annusa il rischio e torna a dominare. In questa circostanza l'SDS Style viene salvato anche dal palo. I neroverdi che riprendono a macinare gioco e azioni continuano a concludere in porta e alla fine arriva il meritato gol del 2-1 messo a segno da Luca Azzeni dopo una funambolica azione personale. Anche per lui si tratta ovviamente del primo gol nelle manifestazioni AT-League. Nel finale arriverà anche il punto del 3-1 di Enrico Pinzu, su lui vecchia conoscenza dei nostri campionati, avendo giocato per anni con la maglia della Dinamo Losca. Buona la prima per il Don Ginos AB, che nel prossimo turno andrà ad affrontare il Tic Tac. Per l'SDS Style invece ritorno in campo per affrontare un'altra delle big del campionato Open, quale il Borussia Cagliari, campione della Summer Cup Serie B nella scorsa stagione.